Ciao, sono Ambra. Davide. Mi chiamo Alberto. Giulia. Mi chiamo Sara. Noele. Esiste scontro tra uomo e donna? Io credo proprio di sì, soprattutto per riuscire ad accaparrarsi quei diritti che noi donne dobbiamo ancora raggiungere, soprattutto nel campo del lavoro. Veniamo pagate molto meno rispetto agli uomini e anche in termini di carriera. Per noi è molto più difficile anche gestire famiglia, lavoro. Sicuramente c'è e durerà anche nel tempo. Sì. Tutto quello che sono i diritti e le possibilità che ha un uomo nell'ambiente professionale e tutte quelle invece che sono le difficoltà che sentiamo ogni giorno che può avere una donna. Sì, esiste lo scontro tra uomo e donna. Una volta ci si trovava con l'uomo che faceva qualcosa, la donna faceva qualcos'altro, insieme convivevano. Non esiste uguaglianza, hanno più diritti gli uomini. Penso che la società da oggi ancora riserva più diritti all'uomo. Non esiste uguaglianza tra i sessi. Ci dovrebbe essere uguaglianza tra i sessi, anche se è ancora molto lunga la strada da fare. La donna si è spostata nell'ambiente lavorativo e ha dato il suo contributo sotto l'aspetto economico e forse l'uomo non ha fatto lo stesso passo per completare, diciamo, quelle che sono le mancanze ovvie che vengono ad esserci all'interno dell'ambiente domestico. Beh, sicuramente alcuni vantaggi rispetto al sesso femminile ci sono. Non avere le mestruazioni. Avere meno responsabilità. Non aver mai bisogno di un bagno. Possiamo fare la pipì in piedi. In alcuni ambiti o in alcuni lavori l'uomo è accettato maggiormente della donna. Si vedono uomini parcheggiare in un colpo e donne parcheggiare la macchina facendo gran difficoltà. Per dire parolacce e fare cose schifose senza risultare, diciamo, grezzi. Avere molti più diritti rispetto alle donne. Avere più tempo libero. E non prendersi le proprie responsabilità. Il fatto di guadagnare più di una donna. Altro aspetto positivo dell'uomo è che è un pagliaccio. E quando raggiungi un risultato, in qualche modo vale sempre il doppio, perché, come dicevo prima, bisogna sempre fare più fatica rispetto magari a un uomo. Ingresso nei locali gratuito. Poter diventare madre. Poter avere figli. E anche la maternità. Lei sola può sperimentare questa cosa misteriosa che è la gravidanza. La donna sull'uomo ha comunque un certo potere. Essere corteggiate. Fare shopping con le amiche. Poter parlare male degli uomini. Intortare gli uomini. Avere un senso innato nell'accudire le persone, nel stare dietro alle persone. Vedersi offrire le cene. Avere il diritto ad essere nervosa una volta al mese. Poter in qualche modo mettere in attesa gli uomini quando non si comportano bene. Riuscire ad avere la testa, l'attenzione, avere le mani in azione su tanti contesti contemporaneamente è una cosa che all'uomo non spesso riesce. Donna non lo vorrei mai essere per la gravidanza, perché c'è anche il lato difficoltoso della gravidanza. Forse donna, almeno per provare qualcosa di diverso da quello che sto vivendo adesso. Vorrei rinascere uomo. Mi ritroverei molto meglio essere uomo. Vorrei rinascere donna. Si sta bene ad essere uomo. Vorrei comunque rinascere donna perché sono fiera di esserlo.